Lucia. Andato a guardare, io vado a guardare. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Ah, partita va da sé, delicata. Sarebbe ipocrita dire che il nemico più grande non sia la paura di questa partita. Due domande in una. Dai volti che ha visto in settimana, la sua squadra è in grado di esorcizzarla questa paura? E la seconda, come si esorcizza? Nel senso, si attacca a testa bassa oppure per la delicatezza dell'impegno serve un'accortezza in più? Cioè, si va a vincerla, ma bisogna stare molto attenti a non perderla. Diciamo che la squadra mi ha fatto vedere che è pronta, perché comunque stiamo facendo degli allenamenti, degli ottimi allenamenti. Tutti quanti stanno pedalando a testa bassa, anche se vorrei che fosse testa alta, però stanno pedalando tanto. Mi stanno mettendo in difficoltà su delle scelte e quindi questa paura l'ho esorcizzata soltanto in un modo, quello che mi hanno dimostrato in questi giorni, pedalando e pensando, come dicevo settimana scorsa, alla classifica, che se non mi trovo lì già si mette con la classifica è un casino. Quindi andare giù senza pensare alla classifica. Ovvio, bisogna, appunto come dicevo, essere consapevoli del momento che stiamo attraversando, ma non è che siamo spacciati, quindi ci dobbiamo fare una partita importante, una partita difficile, è una partita difficile anche per gli avversari, quindi andiamo là e ce la giochiamo, ce la vogliamo giocare non per non perdere, ma ce la vogliamo giocare per vincere, quindi andremo giù a giocarci. Buongiorno mister. Sull'altra panchina c'è Stellone, per certi, cioè, siete quasi coetanei, stessa pettinatura, entrambi ex attaccanti. Che squadra ti aspetti che metta in campo, che benemento ti aspetti e come lo vedi come allenatore? L'allenatore lo stimo molto, come lo stimavo da giocatore, perché per me è stato un grandissimo attaccante. Se posso permettergli di qualcosa, secondo me ha preso meno di quello che le sue qualità erano. Però forte, lo stimo allenatore, ha sempre fatto bene e le sue squadre sono sempre state caratterizzate da questo impeto, da questa forza, da questa componente di non mollare mai, quindi ci aspettiamo un Benevento tosto. Conosco anche l'ambiente di Benevento, so che in certi momenti lo stadio ti può dare qualcosa in più, però è bello giocare magari in uno stadio che e ti fa conto, non sarebbe neanche male, mi piacerebbe. E spero che i ragazzi siano, appunto, come dicevo, consapevoli dell'importanza di questa partita, ma dobbiamo sapere che non è una finale. Lo sapere che è una partita importante, che per noi è importante, che ci può aprire qualcosa di interessante. Perché io questi ragazzi vedo della qualità, vedo della voglia di riscattarsi. Devono solo cercare di tirarla fuori senza pensare a quello che è la classifica, senza pensare a quello che è stato la settimana scorsa. Non spingere, basta. Ti chiedo questo, la detta preventa Benevento è stata piuttosto fianca per adesso, ma perché il clima è simile al nostro. Ti chiedo, ma uno stadio pieno che tifa per Benevento, magari tifa contro, secondo te può essere un bene o un male per una squadra che a volte pare avere addirittura paura di se stessa? E l'altra cosa che ti chiedo è se c'è una cosa che hai visto col Modena che vuoi rivedere domani e una che invece hai visto che non vuoi rivedere. Allora, sì, lo stadio contro secondo me è un motivo di interesse, forse tanta gente è un motivo di testarti, di far vedere che cosa c'hai sotto, no? Quindi è un bel impegno. Ovvio che per una squadra che gioca in casa è un momento non facile, se c'è tanta gente allo stadio che magari non ti tifa fino in fondo, può essere una mano più tale. Quindi noi dobbiamo veramente sbatterci di quella cosa là, dobbiamo andare là, giocare a calcio, cercare di proporre quello che stiamo cercando di portare avanti queste settimane, sono ancora 10 giorni neanche. Però dobbiamo assolutamente farlo non con strafottenza, perché sarebbe una parola che secondo me non è neanche adeguata, però dobbiamo essere convinti di quello che facciamo. E tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare per poter vincere una partita, non per non perdere. Dobbiamo cercare di creare mentalità, perché ci sono ancora altre partite dopo questa. E quindi noi da Benevento, al di là del risultato, dobbiamo uscire con qualcosa.
qualcosa non è per forza punti. So che i punti quelli ci servono, ma so che per fare i punti serve anche la mentalità. E quindi aspetto questo. L'altra, se c'è una cosa che hai visto con il Modena che vuoi rivedere anche domani, invece non vuoi rivedere. Col Modena ho visto che la squadra ha cominciato, anche se con pochi giorni di lavoro, ha provato a fare quello che vuole che la squadra facesse. Hanno fatto con la massima dedizione, impegno, volontà, quindi non posso dire niente. Quello che non vorrei vedere è quella paura di sbagliare, perché tanto più si fa più si sbaglia. Quindi preferisco fare tanti errori, ma perché avevo provato tante volte, quindi è proprio quello che non voglio vedere. Per il resto, ai miei ragazzi, io lo dico tutti i giorni, li ringrazio solo per la disponibilità che mi hanno dato e che mi fanno sentire qua qualcosa di importante, nel senso che mi sembra di avere questa squadra un anno. In realtà ce l'ho per 10 giorni, però me la sento mia, quindi li ringrazio, sono convinto che tutto il resto ce lo metteranno. Mister, voi e il Benevento insomma avete un po' di caratteristiche in comune in questa fase della stagione. Anche l'anno scorso entrambe le squadre erano arrivate ai playoff, a giocarsi fino alla fine la possibilità di salire. Trovarsi a vivere la situazione al contrario è forse più difficile per due squadre abituate alla metà sinistra della classifica. È un aspetto mentale, perché la vita è fatta di alti e bassi, cioè dei momenti che giochi per degli obiettivi e nei momenti che giochi per altri, però secondo me la mentalità non deve mancare, proprio quello che intendo. Secondo me sulla mentalità si formano le fondamenta per poter fare qualcosa di buono, che sia poi la salvezza, che possa essere il raggiungimento di una categoria superiore, però assolutamente quello che voglio è proprio quello che vorrei, quello che vorrei è proprio che la squadra mi faccia vedere quello che mi fa di allenamento. Vanno, si divertono, perché comunque questo è sì il nostro sport, ma deve essere un divertimento, perché è quello che ci spinge, la passione. Quindi se manca quella è un casino. E io non chiedo nient'altro se non quello. Quello di dar tutto e poi vada come vada. Ecco, mister, a Torbole si è visto presidente, che cellino hai ritrovato, cosa vi siete detti, come avete ragionato sui problemi di Brescia? Vabbè, abbiamo parlato talmente tanto che se mi metto qua io quello che ci ha detto, facciamo la conferenza qua fino a... No, ho trovato tranquillo, ci confrontiamo come è giusto che sia, su tanti aspetti, sulla gestione, parliamo di calcio, perché comunque ero appassionato di calcio, parliamo di qualsiasi cosa, ma non... con il massimo rispetto, la massima tranquillità e trasparenza è quello che mi piace, che adesso mi piace e sicuramente la sua presenza anche per i giocatori è un motivo per mettersi in mostra, comunque è una figura principale su terra importante. Sabato si sarà squalificato Mandraviti, rientra Karacic, ecco, volevo dirti dopo un brutto episodio, diciamo, come l'hai visto e poi se fai una panoramica generale su chi sarà a disposizione. Se sei informato. Sì, no, Karacic si è andato bene. Karacic si è andato bene, molto bene. Provo adesso comincio a conoscerli, cerco di tirare fuori qualcosa anche perché alcuni parlano poco, ma certo cerco di tirare fuori qualche sensazione che hanno, vorrei che lui sentissero qualcosa. Per capire appunto dove posso intervenire. Però come dicevo prima, la disponibilità ce n'è tante, ragazzi mi sono sembrati tutti a disposizione, mi ascoltano i miei collaboratori e stanno rispettando tutti quelli che sono intorno. Quindi io di quello non ho problemi, poi per la disponibilità dei giocatori e credo che ci siamo tutti disponibili, ovvio tranne una gravità che è squalificato, Pablo. Dobbiamo vedere perché sono posto il problemino, però ci abbiamo ancora 48 ore e decideremo, vedremo. Perché sì, come dicevo, è una partita importante, ma ce ne sono tante altre. Quindi Pablo è un giocatore importante, non dobbiamo rischiare niente. Se posso l'ultima cosa, parlare prima appunto del momento che vivi la squadra. A livello di tifosi non lo sta vivendo in gran momento perché la contestazione li coinvolge. Tu sei stato un po' un oasi sabato scorso per i tifosi, ti hanno accolto benissimo e tutto quanto. Volevo capire anche questo in te, non tanto sulla squadra, ma in te che cosa comporta, che cosa ti fa sentire. Vabbè, io al di là che vi ringrazio tutti quanti,
un altro attestato di stima nei miei confronti, anche se non avevo dubbi sul, sul rapporto che c'è tra me e la tifoseria. Io sono contento, non voglio sconti, non voglio niente, voglio essere tra virgolette giudicato per quello che faccio adesso in poi, quello che è stato l'amore che ho per questa piazza, per questa squadra è innegabile, però non voglio neanche che io sia ben visto da tifosi, magari a squadra loro, quindi si parli, ma sì, è come se io mi tirassi fuori, ma in realtà io sono quello con i giocatori e se posso spendere la parola però la spendo, perché io credo che questi giocatori abbiano le qualità per poter portare la maglia del Brescia, le qualità anche morali, devono dimostrarlo, appunto, perché il giocatore, mi piacerebbe che il giocatore si medesimasse nel tifoso del Brescia, quindi sapere cosa vuole per poter far sì che sia spinto da questa passione. Però vorrei riuscire a portare gente allo stadio, il tifoso che si medesima nel giocatore, quello penso che sia la cosa più bella per un giocatore, sapere che c'è uno che dice cavolo voglio essere come, faccio un esempio, come Bisoli, e quindi quando tocca la palla Bisoli viene giù allo stadio perché si sentono come se fossero dentro quella maglietta lì, e questo che vuole. Quindi sono felicissimo di averlo accolto, però spero appunto di poter ripagare in futuro tutta la fiducia e l'affetto che mi danno, perché quello che è stato non mi interessa. Ecco mister, ultimamente ci sono un po' di difficoltà anche a segnare, insomma, essere prolifici davanti. Riguardo il discorso che ha fatto prima sulla mentalità, è forse più questione di testa anche questo, insomma, sbloccarsi un po' a tutti i livelli, è quello che fa poi la differenza. Sì, è questione di testa, questione di tutto, perché alla fine in realtà siamo un tutt'uno, noi abbiamo gambe, braccia, vanno tutti insieme, non è che ci possono dei momenti, quando ti va bene le cose non va bene niente, però continuano a ripetere non facciamo mai, si deve stare tranquilli, pensando che settimana scorsa è la partita che è andata, ma non dobbiamo sapere se abbiamo fatto 4-0, giocare questa come se fosse la prima e stare tranquilli. Perché se ci portiamo dietro la partita scorsa, se ci portiamo dietro, che sia bella o brutta, se ci portiamo dietro la classifica, che sia bella o brutta, non serve a niente. Andiamo in campo, l'arbitro dice, stiamo 0-0, cerchiamo di vincere la partita. L'ultimissimo per me, se posso, su Rodriguez ti sei già espresso, però sensazioni, c'è un ottimismo, pessimismo, e poi l'ultima che ti chiedo, Bisoli, pensi di riproporlo in tribuna? Da laterale o... insomma, che pesa quanto laterale, perché c'è anche la panchina laterale. Sì, no, laterale diciamo entro il rettangolo di gioco. La panchina è proprio a dentro. Al di fuori, esatto. Entro le cintole. No, allora, la prima domanda era di Paolo. Sì. No, Paolo, sensazione buona. Per come era partito il giorno che si è fermato l'allenamento, sembrava fosse una cosa un po' più grave, invece a quanto pare è sulla via del recupero e quindi lo valutiamo. Quindi io sono già soddisfatto che siamo a questo punto. Per il capitano vale tutto, il capitano sa far tutto, sta cercando di capire anche lui quello che voglio, può fare un ruolo, può fare un altro, e valuterò in questi giorni tutto lì. Però c'è anche la panchina, perché vediamo. Ok. Porto. Grazie. Grazie ragazzi.